C'è la passione quella indubbiamente che ci accomuna, passione per questo lavoro e per questo gioco, che quindi ancora alla nostra età ci fa piacere scendere in campo, sempre con un po' di fatica per qualche malanno fisico, però insomma teniamo botta. Teniamo botta, questo fa veramente piacere. Ci parli brevemente della scuola del Kipling? La scuola era una scuola già avviata da anni con successo. Io sono subentrato quest'anno, quindi sto semplicemente ereditando un lavoro già fatto e cercando di portarlo avanti con lo stesso risultato, impegno e passione con la quale i maestri Franciotti e Petri hanno fatto in questi anni. Ebbene, allora un Tortora in campo fa piacere. Fa piacere, certamente, parte l'amicizia che ci lega da, diciamo, da tantissimi anni, abbiamo giocato insieme, oramai non ci ricordiamo più quanti anni fa Saranno Fabrizio, quindi 25. ritrovarci insieme dopo tanti anni, soprattutto sì, nello stare insieme, nel giocare le competizioni, ma soprattutto insomma, questa collaborazione nella scuola tennis ci riempie insomma, di gioia, di piacere. Sappiamo che è un maestro in gambissima, una persona adatta per portare avanti questo lavoro e per insomma, fare le cose nel miglior modo possibile. Il Kipling è da sempre un gran punto di riferimento per chi vuole imparare il tennis. Certamente, certamente. Come ho detto prima, il lavoro è iniziato anni fa, noi dobbiamo portarlo avanti con idee magari nuove, chissà, anche magari dando sviluppo al settore agonistico che è sempre un settore delicato, però l'intenzione è quella, insomma, partire dalla base per poi cercare di portare i ragazzi a giocare con sempre maggior successo, ma anche a livello personale con piacere, al di là poi delle vittorie o delle sconfitte, però cercare di dare sempre di più, sia noi che loro. Salutate, salutate. Dal Kipling, ciao ragazzi, ciao, 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 ciao.